Dopo un'interrogazione presentata dal deputato Luciano D'Alfonso al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulla galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla franata nel novembre scorso durante un nubifragio, domani il parlamentare Demmi incontrerà personalmente con tanto di appunti il vicepremier in visita in Abruzzo a sostegno di Marco Marsiglio. Nell'interrogazione parlamentare di D'Alfonso si chiede quali iniziative si intenda assumere per quanto di competenza per supportare ANAS e i suoi tecnici a concludere con urgenza le verifiche e il ripristino in sicurezza della galleria franata, nonché promuovere un accordo con Autostrade per l'Italia che consenta di far ricorso al fondo dedicato del Ministero per rendere gratuito a tempo il pedaggio tra i caselli di Pescara Sud, Francavilla al Mare e Pescara Ovest Chieti della A14 fino alla riattivazione del tratto di variante alla statale 16 che collega a Montesilvano a Francavilla al Mare. La sindaca di Francavilla, Luisa Russo, intanto ci parla della situazione attuale. Era il momento di fare un passo avanti e quindi l'onorevole Alfonso ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture che domani sarà in Abruzzo e speriamo ci dia delle risposte puntuali. Allo stesso tempo ho chiesto anche un appuntamento, ho tenuto un appuntamento con il prefetto di Chieti affinché anche lui mi supporti per cercare la soluzione a un problema di tutto il territorio. Ma tuttora qual è la situazione? Sono iniziati i lavori? Vi hanno dato una data? Vi hanno dato un cronoprogramma? Cosa? La situazione è la seguente: la galleria è chiusa dal 22 novembre, non ci sono stati morti, solo per fortuna, e di questo ne siamo contenti, e assolutamente la priorità è quella della sicurezza. Abbiamo ricevuto, su nostra richiesta, una lettera datata 16 gennaio in cui si parlava di lavori che sarebbero durati 120 giorni, ma una mia ulteriore richiesta di precisazioni sulla data di partenza di questo termine di 120 giorni non ho avuto risposte. Ma soprattutto non ho avuto risposte sulla richiesta di misure alternative che potessero e potrebbero alleviare i disagi, i grandi disagi che abbiamo sul territorio, disagi in termini di tempo, di percorrenza, in termini di inquinamento da polvere sottili, inquinamento acustico, ma anche di manutenzione delle strade, che sta diventando un disagio enorme a carico solo dell'amministrazione comunale. Fine dei lavori. E chi può dirlo? È proprio questo il problema. Io chiedo aiuto appunto all'onorevole Alfonso, chiedo aiuto al ministro Salvini, chiedo aiuto al prefetto e chiederò anche ai cittadini di manifestare pubblicamente il disagio che c'è perché non si può protrarre per il periodo estivo.